Un solo derby abruzzese, quello dei Marsi tra Avezzano e Francavilla al centro della decima giornata di Serie D. Quello in terra marsicana sarà uno scontro fondamentale per entrambe le formazioni. Il Villa di Rachini vuole provare ad interrompere una striscia senza vittoria in trasferta, ma dovrà fare ancora a meno di Ezequiel Banegas, espulso nel turno infrasettimanale di Castelfidardo e che domani sconterà la seconda delle due giornate che gli erano state rifilate dal giudice sportivo. Il tecnico recupera Cafiero in difesa, ma non Azzari, che non compare neppure nella lista dei convocati. Sarà una partita contro una squadra attrezzata per fare un campionato importante. Ha avuto dei problemi iniziali, però adesso sta riprendendo fiducia, quindi sarà da fare una battaglia. Abbiamo lavorato molto bene in settimana e sappiamo che si deve fare meglio in trasferta, quindi abbiamo cercato anche di lavorare sulla testa un po', sul discorso di consapevolezza anche fuori casa. E penso che domenica ci sia la partita giusta in uno stadio importante contro una squadra forte, quindi spero che si vada a fare una partita importante. In casa Avezzano invece la reazione contro la San Giustese di domenica, seppur senza portare alla vittoria, ha comunque parzialmente rinfrancato un ambiente un po' abbattuto dall'ultimo posto in graduatoria, anche se Federico Giampaolo, peraltro ex compagno di squadra di Paolo Rachini in bianco-azzurro Pescara, confida che i suoi possano dare seguito alle ultime prestazioni positive. Ma il derby è sempre una partita particolare, è una partita dove loro arrivano in un momento molto positivo, hanno vinto 4-0 con la San Maurese, è una squadra organizzata, una squadra da temere perché ha giocatori bravi in tutti i reparti. E noi dobbiamo fare la nostra partita come sempre, giochiamo in casa per cui dobbiamo sfruttare il fattore campo e dobbiamo cercare di continuare di fare la prestazione che abbiamo fatto a San Giusto. Se i ragazzi giocano con questa intensità, con questa voglia, sicuramente sarà una partita dove possiamo toglierci delle soddisfazioni. Settimana questa durante la quale la Vastese ha dovuto leccarsi le ferite, la sconfitta di Isernia brucia ancor di più perché i 4 punti racimolati in pochi giorni da Fabio Montani sembravano aver cambiato finalmente gli orizzonti. Il passo falso in terra molisana invece ha riportato tutti sulla terra e il tecnico chiama a raccolta la città in vista della sfida interna con la Savignanese, squadra dal discreto organico ma con un'ottima organizzazione di gioco. Sicuramente è una squadra in fiducia, tranquilla, che sta facendo anche un buon calcio. Io ho la relazione loro della partita di domenica, quindi non ha nessun patema d'animo e gioca molto tranquilla. Però detto questo, quello che mi piace pensare è della forma mentis che sto cercando di far capire a tutti i ragazzi: noi dobbiamo pensare a noi, noi dobbiamo pensare a fare noi la partita. Non voglio trovare alibi o scusanti, ma ci sono dei problemi che non svaniscono dall'oggi al domani. Mi piace lanciare un messaggio a tutta la tifoseria, a tutte le persone. Io penso che bisogna mettere da parte quello che erano le situazioni estive. Adesso ci vuole buon senso, perché se c'erano problemi fino a 3 settimane fa, ripeto, vuol dire che c'è qualcosa da fare, qualcosa da migliorare. E quindi pensare dopo partita e vediamo poi a Natale come siamo messi. Il Notaresco, prima delle abruzzesi, dopo la beffa rimediata sul campo della capolista Materica, riceve in casa un campo basso a pezzi dopo la sonora sconfitta rimediata in casa col Pineto. Cudini vuole giustamente restare aggrappato al primo treno, quello che traina il resto della graduatoria, e per farlo si affida al campo amico del Savini, che finora ha portato in dote 9 punti dei 12 a disposizione. Altro scontro tra Abruzzo e Molise è quello che va in scena al Mariani Pavone tra Pineto e Isernia, da verificare se i cambi di formazione che al nuovo Romagnoli hanno dato ragione ad Amaulo saranno confermati anche in casa. Gara interna anche per il Giulianova, che Alfadini riceve un Sant'Arcangelo lacerato dalle questioni societarie. Mercoledì è scaduto l'ultimatum concesso dai giocatori gialloblu per ricevere uno stipendio che manca da diversi mesi. Il presidente Mestrovic non si fa vedere, ha aperto una diatriba legale con l'ex Broli, reo a suo dire di aver omesso altri debiti che il croato non ha intenzione di pagare. Una situazione di stallo e che costerebbe anche punti in classifica. Insomma, quello che la squadra di Stallone si troverà di fronte sarà un avversario fiaccato dalla situazione, e per questo il rientro di Tozzi Borsoi e la crescita di condizione di Mangiacasale e Torelli rendono i giallorossi probabilmente la formazione che ha i più ampi margini di miglioramento.